Il progetto di riordino e inventariazione dell'archivio storico prende il via nel 2010 con la fase tecnica, con l'approvazione da parte della sovrintendenza del progetto. Si tratta di un intervento di risistemazione e inventariazione archivistica delle carte che risalgono dal 1800 e arrivano fino al 1971, con documentazione anche successiva fino al 79. Si tratta dei documenti prodotti e conservati dal ginnasio Racchetti prima e dalla scuola media Racchetti e poi Vailati successivamente. La parte più consistente, che è quella del carteggio, riguarda il ginnasio e arriva fino al 1935. Accanto al carteggio generale, quindi la corrispondenza generale della scuola, ci sono anche delle serie novecentesche che riguardano la sezione della Croce Rossa giovanile e la documentazione relativa all'ONB, quindi all'Opera Nazionale Balilla. Attualmente l'archivio è consultabile presso la Biblioteca Civica, dove è depositato e aperto alla libera consultazione da parte del pubblico e degli studiosi. L'archivio era conservato originariamente in 52 buste originali di inizio Novecento, che sono state conservate e che sono state poste all'ingresso della mostra sotto forma di installazione. La mostra si articola in 5 sezioni lungo una ideale linea del tempo: l'età napoleonica, il regno lombardo-veneto, il regno d'Italia fino agli anni 30, e poi ci sono due sezioni tematiche, la prima guerra mondiale e una sezione che abbiamo intitolato la scuola si racconta, all'interno della quale viene raccolto materiale vario in cui si dà testimonianza della consapevole tradizione storica dell'istituzione stessa, con relazioni, annuari. L'allestimento si arricchisce di oggettistica e si compone di diverse tipologie di oggetti. Le più interessanti sono sicuramente i ritratti, un ritratto di Alessandro Racchetti e un dipinto che raffigura Prospero Frecavalli, nel primo caso ovviamente il personaggio che poi è stata intitolata la scuola, nel secondo caso un benefattore che in epoca lombardo-veneta sostanzialmente istituì due borse di studio a favore degli studenti. Sempre all'interno della mostra verranno messi i volumi appartenenti alla biblioteca storica didattica dell'istituto che sono stati ritrovati accidentalmente, verranno distribuiti all'interno delle varie sezioni in base all'epoca storica di loro appartenenza. Il taglio dato alla mostra è prevalentemente didattico, in quanto la mostra stessa, come interlocutori privilegiati le scuole, in modo particolare la scuola media Vailati, alla quale poi la mostra verrà fatta dono, perché i pannelli verranno custoditi ed utilizzati dalla media Vailati come materiale didattico.